Ciao ragazzi, un saluto da Tarfone, benvenuti in questo 8° episodio di Pillars of Eternity, registrato di fila quell'altro, per cui i suggerimenti o altro li leggerò dopo, ma sempre con calma, tranquilli, non vi preoccupate. Allora, abbiamo fatto... dopo un po' di patatine possiamo dargliele, una volta che sono cotte. Allora, qua abbiamo fatto tutto. Ok. Sì, si tira su, vuole le patatine. Allora, potremmo provare ad andare a fare la missione, quella del fabbro. Che adesso andiamo all'incrocio, vediamo dove si trova. Che nel frattempo mi sono cambiato per portare Morosa al lavoro e dopo dovrò andare al lavoro. Ok, Jarvo scappa. L'amorosa sta facendo la pirla con il tacchino. In realtà ci sta giocando. Allora, vediamo un po'. Est per Prato Nero. Ok, andiamo verso Prato Nero. Farò il sentiero piccolo. Bene, prendiamo questo. Allora, qua c'è una casa che potremmo andare a vedere. Ok, andiamo a visitarla, vediamo cosa succede. Ah, dovevo dare l'equipaggiamento nuovo, è vero, devo dare l'equipaggiamento nuovo. Ok, verdura, ok, un rampino delle scorte da campo, perfetto. Allora, equipaggiamento, balestra di qualità, lui come secondo c'ha l'arco da caccia, 12 metri 20 balestra da caccia, direi. Poi armatura, cuffie di maglia, elmo aperto, gli lasciamo l'elmo aperto. Allora, questo, ok, e questi li mettiamo. Ah no, c'è l'arco da guerra, 15-24. 24-35 ogni 57 secondi, ogni... sì, è un po' più lenta però fa molto più danno. Ok, va bene così. Allora, vi racconto questa scena. L'amoroso in questo momento sta giocando con una pallina di alluminio, il quale attira il gatto in una maniera assurda, nel senso che l'abbiamo fatto si dice ringhiare. L'abbiamo fatto ringhiare per cercare di toglierla. Cioè, si è veramente incazzato come una iena. Mi ha fatto i buchi anche come si dice, addosso. Cioè, mi ha fatto veramente veramente male. E adesso l'amorosa praticamente me lo sta aizzando contro, giocando con questa maledetta pallina di alluminio. Dardi minori. Questo dobbiamo farlo fuori in velocità. Ah, Morosa chiede: se avete gatti, animali o con strane fisse? Tipo, noi abbiamo il gatto che aia, aspetta, che è strafissato con l'alluminio, ma alluminio del kebab, tipo, cioè la pallina del kebab. Cioè, lui veramente si lancia, va all'assalto di qualsiasi cosa ci sia dentro l'alluminio. Poi cerca di sventrarselo per mangiarsi le cose che ci sono dentro, ma in realtà magari dentro non c'è niente, cioè non c'è nessun avanzo. Però quando lui vede la pallina d'alluminio ci si deve lanciare. Allora, aspettate un attimo però. Mappa. La strada mi sa che è questa che dobbiamo prendere, sì.
fatto perché dobbiamo ritornare giù. Fuoco fatuo. Cavolo, i dardi minori però fanno male, devo dire. Allora, rimettiamoci in assetto, perfetto. Nel frattempo io tengo premuto tab per controllare che non ci sia niente. Prato nero. Ok, va bene. No, io i fagioli non li voglio. Rintraccia il carico. Ok, il posto non è neanche il massimo. Ma tipo ci sono già dei funghetti qua da raccogliere che poi dovremmo andare a sbloccare le ricette. Ok, allora se non mi sbaglio qua dovremmo essere assaliti da dei... What the fuck? Troll della foresta? Dimmi che è uno solo. Ok, lo so che è fuori portata, ma... Ok, questo con il bastone gli fa male. E direi che possiamo usare questi come mi hanno consigliato. Non mi ricordo chi, ma ti chiedo scusa. So che qualcuno mi aveva consigliato di usarlo. Questi ogni tanto si ricaricano. Ok. Ok, perfetto. Troll della foresta è andato. E giustamente prendiamo la pelle di troll. La salute è un po' giù, per cui ripristino resistenza, dovremmo riposare per recuperare un po' di salute. Comunque noi muoviamoci sempre in modalità nascosta. Che meglio è in modalità furtiva, però per lui è essere in modalità nascosta. Allora, io intanto continuo a guardare. Qua ci sono dei funghetti. Sperando che non ci siano nemici in giro. Ok, dama bruciata si chiama. Allora... vediamo un attimo, mettiamo in pausa il carro del fabbro. Aspetta, almeno un totale un carico di rifornimento. Vediamo se capisco qualcosa. Cargava lungo la strada orientale verso Valdoro. Per cui probabilmente la strada è da queste parti. Ok. I topolini si disperdono infilandosi tra i denti della bestia. Quello era un drago. Cioè ci sono i... ok. Le ossa sono dure come la pietra ma incredibilmente leggere. Prendiamo i fiorellini. Ok, siamo arrivati in fondo, per cui qua il carro non c'è. Proviamo ad andare all'altra strada. E poi mi si tocca esplorare il tutto. Qua c'hanno il bonus, soglia di danno più uno, soglia di danno perché ci siamo riposati. E perché hanno sopravvivenza alta. Ok, allora un altro troll della foresta. D-
Dovremmo riuscire a farcela abbastanza. Attiriamolo, ok. È abbastanza lento. Allora, lo attacchiamo, proviamo. Slancio ritrovato. A buttarlo a terra. Ok, non lo siamo riusciti a buttarlo a terra. Questo tira la bordata lì. Questa tira la bordata lì. Ok, gli abbiamo fatto un bel po' di danno. Non tanto. E assegno un effetto aggiuntivo. Vabbè. Vediamo. Direi che un'altra bordata ci stanno. Perché giustamente, come mi avete ricordato, questi sono a combattimento. Ah, l'abbiamo curato. Maledizione. Ah no, no, forse si rigenera lui. Ok. Fortunatamente che abbiamo Durance che ha il bastone che fa danno da fuoco, per cui riusciamo a bruciarli. Perché per chi non conoscesse come descrizione dei troll, vediamo se lo dicono nel diario. No, missioni no. Bestiario, eccolo qua. Vediamo se c'è qualcosa sul troll. Troll di foresta. Allora, per via delle simbiosi con queste piante, i troll vivono generalmente nelle boscose. No. Troll di foresta. Praticamente praticamente da D&D, ok, i troll rigenerano i punti vita e per ucciderli definitivamente bisogna infliggergli un danno o da fuoco o da acido, perché in teoria va a stoppare la rigenerazione del corpo. Per cui ricordatevi sempre, se dovete affrontare dei troll, Predone. Cosa? Ma chi è? Diamine, è una razza di inutile idiota. Prendetela, aggiungeremo le sue cose al mucchio. Ok. Allora. Allora. No, 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 no. Allora, tutti qua. Incantesimi di livello 2. Ragnatela. Incantesimo di livello 2. Fiamma rotolante. No, ma parte da Gnatari, per cui no. Questa no, questa no, questa sì. Ok, uno è andato. Sì? Sì, ok, va bene. Ok, è andato anche quello. Capo dei banditi. Ok, allora, capo dei banditi. Voi due. Qua, ma non ce l'hanno a vista. Qua, e tu provi a sbilanciarlo. Ok, l'abbiamo sbilanciato, perfetto. Ok, il carico del fabbro l'abbiamo fatta. Sti cazzi. Ho trovato un bel po' di equipaggiamento. Ok. Monete. Ossa di pollo unte sono sparse sul fondo di questa cassa. Qualcuno
un inciso iniziale TRS nel tronco. E questo, birra, olio, pozione di rigenerazione minore. Ok, lo prendiamo. E direi che potremmo tornare a casa da questa stradina, sempre però in modalità furtiva. Aspettate un attimo che leggo una cosa. Allora, missioni. Rintraccia il carico, ok. Ho raggiunto il portato, mi ha molato. Mi ha molto parlato del pericolo di questo luogo, pubblicando i miei banditi. Sono stati eliminati il loro accampamento per il fermento urbano, forse troverò anche quello di... Però non c'è nulla. Probabilmente non è questo accampamento che devo cercare. No, aspetta, c'è questa roba qua. Eccolo qua, cassa di spedizioni e appunto strappato. Perfetto, non avevo visto una cosa. Allora, appunto strappato. Ignoto, bisogna che consegni la refurtiva Kurn per rivenderla. Lui no, ti parlerà se non conosci le parole. Lo troverai nel dono durante la sera. Boh, vabbè. Intanto torniamo a Valdoro, anche perché il nostro tank Eder è messo un po' male. E questo episodio, ragazzi, lo faremo un po' più cortino. Perché... No, due troll. Passiamo in disparte. E due troll al momento non li reggiamo. E abbiamo anche il tank un po' ferito, per cui meglio non rischiare. Cioè, come resistenza è a posto, Allora, andiamo a Valdoro, 8 ore. Andiamo dal fabbro. Poi andiamo dalla sorella della tipa che è morta all'inizio. Devo assaggiare le patate, scusate un attimo. Le patate sono cotte, l'altro è durissimo. Ok, allora possiamo toglierci dalla modalità furtiva, che così. Allora, il fabbro è questo. E così dovremmo guadagnare anche reputazione con Valdoro, in teoria. Consegna a casa, ho trovato le merce che stavate aspettando. Tautanus si allunga per prendere la casa, sollevandosi con uno sforzo sul bancone. Il sorriso si illumina in un gran sorriso. Bene, ce l'hai, ottimo. Finalmente potremo rimetterci al lavoro e mostrarti come lavoriamo al martello nero. Qui non facciamo di certo queste spaducole. Valdoro, maggiore positivo. Ok, sti cazzi, 2000 esperienze. Tieni, ti faccio vedere un pezzo. Si china dietro il bancone e riappare con in mano un pesante scudo di legno. Sarà stato a corto di materia prima, ma questo è pur sempre un'opera d'arte, il martello nero. Forza, prendilo. Porta della dispensa. Ecco, tieni anche qualche moneta per il disturbo. La sua espressione soddisfatta svanisce. Hai trovato qualcuno col carro? I banditi hanno sbloccato dove qualcuno sia sopravvissuto. Tuatanus scuote la testa, passando la mano. Sono testa a capo, poveri stolti. Gli ho sempre detto di reclutare delle guardie invece di pensare a intascare qualche moneta in più. Sospira, dovrò reclutare della manodopera. Per caso intenzione di fermarti a Valdoro e trovarti un lavoro? Sorride. Ti ringrazio per l'aiuto, dammi il tempo di mettermi il lavoro alla fucina e potrei scegliere un pezzo dalla prossima sfornata di armi. Nessuno ci ha fatto il livello, maledizione. Però, se non mi sbaglio, la porta... Precisione meno 8, proprietà picchiatore più 2...
Deflessione 16. Questo scudo sembra essere stato un tempo alla porta di una dispensa. Ancora l'anello e le fasce di metallo. Vediamo incantazione. Picchiatore 2. Che non so cosa. Porta della dispensa, picchiatore 2. Conferisce schianto. Sta meglio arrestato di effetti bersagli portando. Ah, posso picchiare con lo scudo praticamente. Allora ragazzi, diamogli la porta. Ed è bellissimo. Ok. E direi, vediamo cosa hanno da vendere. Tanto Va non potremo mettere. comprarci niente. Però vedere, facciamo mica, spero che ti trovi bene. Allora, abbiamo fatto buon uso dei rifornimenti che ci hai portato. Alcune delle mie opere migliori. Se desideri vedere la nostra riserva speciale, non è che da chiederlo. Vorrei vedere la tua riserva speciale. Ah, ok. Vabbè. Roba fichissima. Rotella loro, scudo meglio di qualità, scappezzato. Armatura di maglia di qualità. Tutta roba fica. Mantello elmorato. Statuetta scorta, grimaldello. Cintura dell'attundimento. Soglia di danno 5 perforazione lacerante. Questa sarebbe utile per il tank. Intanto vendiamo questi. E vendiamo tutta sta sporcheria. Questa no, questi li teniamo. Queste le teniamo. Queste le teniamo, queste le teniamo. Ok. Salvamura. Balestra a due mani. Sì, vabbè. Più una costituzione, bisogna striscio assegno. Sti cazzi. Una sciabola di qualità per il tank potremmo darglielo. Vediamo invece le armature. Scudo grande, deflessione 16, vabbè, abbiamo la porta. Scudo medio, più 4 deflessione, rotella logora, aura amichevole, più 5 tutte le difese. Questo non sarebbe male. Tunica di qualità. Velocità di recupero meno 15%, di qualità più 2 soglia di danno. Impatto 15, corrosione 9. Brigantine di qualità, valore 240p. 11, lacerazione 17, impatto 6. Vediamo il pettorale. Perforante 10, ustione 7, congelamento 7. Confronta DR7, DR8, certo perforante congelamento. Seconda chance, secondo svenuto. Ok, uno per riposo. No, mi va bene quell'armatura lì. Vabbè. Andiamo a consegnare l'altra missione e direi che visto che c'è quasi pronto e poi Morosa alle 3 deve andare al lavoro. Vi saluto qua, cioè andiamo a finire la missione e poi finiamo. Anche se quasi quasi, invece della sciabola, vabbè dopo andiamo a riposare in taverna e vi lascio al riposo della taverna. Un attimo solo. Ora sì. Allora, dove cazzo sta? Casa di Aufra, eccola qua. Ok. Ah, possiamo catturare le persone. Eri via da un po', mi preoccupavo di non vederti più, ci siamo, l'hai portata. Ok,
Cosa ha detto Ranga? Sì, ce l'ho, eccola, ce l'hai fatta davvero, grazie, grazie davvero, non so cosa avrei fatto senza di te. Ora il mio bambino sarà salvo, Afra ti guarda raggiante, non ti ringrazio mai abbastanza. Ma sì, dai, inganniamo. Ecco, prendi, puoi tenere anche il resto del pagamento di Ranga, guadagnati 10 monete. Grazie, la berrò prima di mettermi a letto, forse riposerò tranquilla finalmente. Maggiore positivo. Ok, abbiamo avuto un bel po' di esperienza, la supplica di una madre. Non siamo stati onestissimi, però vabbè ragazzi, dai, ci sta, insomma. Cioè, ci sta. Ora, visto che questo episodio probabilmente uscirà questa settimana, e prima di registrarne altro aspetterò che voi mi scriviate, non mi ricordo se ci sono altri personaggi che possono essere reclutati. Fermati un attimo, mia signora. Un uomo incappucciato avvolto in un mantello verde se ne sta in piedi sul bordo della strada, avanza verso di te. E man mano che si avvicina, noti che ha un viso giovane, seppur segnato dalla stanchezza. Zoppica leggermente, appoggiando il peso sulla gamba sinistra. I suoi pantaloni sono segnati da una macchia scura sotto il ginocchio. Nonostante questo, ti saluta con un cortese inchino. Pare che tu abbia reso un grande servizio ad Aufra. L'uomo accenna alla casa vicina. La bussola di Anno è un luogo pericoloso. Eppure non hai esitato ad avventurarti là dentro per aiutarla. Valdoro ha bisogno di un simile coraggio in questi tempi cupi, cuori saldi e pronti a fare quello che serve per salvare tutta questa gente. Se vado a guardare, posso contare anche su di te? Che cosa vuoi che faccia? L'uomo non riesce a dirti. Intendo assegnarti un compito piuttosto ingrato, ma ti assicuro che non c'è altra scelta. Lord Eric deve essere fermato. Per troppo tempo Valdoro ha dovuto sopportare la follia di Re Redri, quel pazzo vorrebbe curare il lascito di Whiteveng uccidendo l'intero villaggio, così da eliminare il morbo dalla radice, persino sua moglie. Ingrid potrebbe essere in pericolo, quell'uomo non ha alcuna pietà. Non siamo rimasti con le mani in mano, i miei uomini abbiamo penetrato le difese e deciso a porre fine al regno di Re Edric. Siamo entrati dalle fogne col favore delle tenebre, ma siamo stati scoperti. La sua espressione si fa cupa, in quelle segrete ci sono creature oscure, opera dell'animante di Re Edric. L'onere ricade su di te, Lord Redick ha chiamato altri rinforzi, temo che non ci sarà modo di fermarlo, il tempo stringe e in un momento come questo ho bisogno di tutto l'aiuto possibile. Quando tutto sarà finito dovrò darci ben più di quel... aspettate, quando tutto sarà finito dovrà darci ben più che qualche misero appezzamento di terra arida. Gettero dai bastoni, staccare le teste dal collo, non mi importa, quando il suo trono sarà vacante... Valdoro potrà avere il regnante che merita. Nobile donna, in base a quale diritto vorresti esautorare un Thane dalla foresta di Dir? Forse al tuo paese le cose vanno diversamente, ma qui nella foresta di Dir non ci inchiniamo davanti ai criminali che si sono autoproclamati Lord e non sottostiamo ai crudeli capricci di nobilastri indegni del loro titolo. Ti rivolge uno sguardo sospettoso. Ovviamente questo tizio è convinto di essere un governante migliore, la solita vecchia storia. Lord Redrick si è dimostrato incapace di regnare secondo i principi di giustizia, sarei cercata. Chi sei? Soltanto un uomo che vuole riportare Valdoro agli antichi splendori. C'è stato un tempo in cui Valdoro era degno del suo nome, il grano risplendeva come oro sulle colline e la gente nel villaggio viveva in prosperità. Non so nulla di raccolti dorati, ma comunque c'erano meno mosche. E adesso che cosa è diventata? Non so che... Cosa abbia causato la rovina di questa terra, ma certo la colpa non è nostra. Re Edric vuole punirci per crimini che non abbiamo commesso e si rifiuta di ammettere le sue responsabilità. Non lo sono e lui pagherà per ciò che ha fatto, lo giuro di fronte alla fiamma. Troverò Re Edric e mi occuperò di lui. Elogio il tuo coraggio e ti ringrazio per l'aiuto, ma prima di lasciarti partire devo darti un doveroso avvertimento. La fortezza brulica di soldati e mercenari, tutti fedeli a Edric, non è gente che tratta gli intrusi con clemenza, anzi, dopo i nostri tentativi falliti staranno ancora più allerta. Ti sconsiglio un attacco frontale, se te la senti, puoi seguire i nostri passi e cercare l'entrata delle fogne, all'estremità orientale del fossato. Distogli lo sguardo, ma molti dei miei uomini sono stati catturati, forse quell'entrata è stata individuata e sigillata di nuovo. Quegli uomini erano i miei sottoposti, se riuscirai ad aiutarli ti sarei debitore. Quando sarai dentro cerca il mio amico Nedmar, è l'alto sacerdote, devoto di Berat. Ora che Dio splendente è caduto, un bravo uomo in circostanze difficili, ascolterà la voce della ragione. Tu non sai da che cosa stai soffocando?
Il dio splendente. Beh, quando la bomba l'ha spazzato via splendeva come non mai. Ma l'appellativo obsoleto, ormai le cenere non splende. È come se qualcuno chiamasse te il chierico attraente, Durans. Nedma può aiutarti a raggiungere Redrick, ma questi risiede al piano superiore della sua fortezza, protetto da guardie e mercenari. Dovrai restare nell'ombra se vuoi raggiungerlo senza mettere in allarme l'intero edificio. Non ha senso sprecare risorse, altrimenti terrò a mente i tuoi consigli. Dimostri un buon senso tattico, non perdere lucidità e sono sicuro che la vittoria sarà tua. La roccaforte di Redrick si trova a est dopo il bosco orientale. Aspetto buone notizie. Termina dialogo. Benissimo, siamo sempre di più nella merda, però me lo ricordavo che andava a finire così. Buon ragazzi, ok, pausa fatta, 30 minuti sono passati, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!